assessore alla cultura del comune di Portoviro, Maria Laura Tessarin. Facciamo un bilancio di questa 15ª edizione della Fiera del Libro. Un bilancio sicuramente positivo. Come prima esperienza posso dire veramente di aver fatto qualcosa di carino per le persone di Portoviro. Ti dirò come insomma credo anche nelle altre trascorse edizioni c'è stata qualche serata magari con più persone partecipi e altre insomma un po' meno. In genere ho capito che al pomeriggio la gente si muove un po' meno. Alla sera di più, e quindi questo verrà positivo per il prossimo anno. Quest'anno si è insistito molto sulla lettura e sulla scrittura femminile. Sì, questo è il tema della Fiera del Libro. Abbiamo preso spunto da un'iniziativa promossa dal quotidiano inglese The Guardian, con una provocazione lanciata dalla scrittrice inglese Joanna Walsh, che ha indicato il 2014 come l'anno della lettura femminile e ha esortato i lettori a leggere per tutto il 2014 solo libri di mano femminili. Ecco, un po' una cosa estrema, però ecco, noi abbiamo preso un piccolo spunto, abbiamo lasciato più spazio alle donne e anche qualche spazio agli uomini. Le giornate più significative. Le giornate più significative, sicuramente giovedì scorso con la presentazione del Veneziano, un romanzo scritto da una scrittrice cipriota, che però insomma racconta storie di persone legate al Polesine, a Venezia e a Rovigo, a queste zone insomma. E poi, beh, significative credo un po' tutte, perché ogni serata mi ha lasciato qualcosa nel cuore e credo che abbia lasciato anche una piccola traccia nei cittadini di Portoviro, soprattutto ai bambini che hanno fatto diversi laboratori, diversi incontri, fiabe animate, e insomma hanno risposto in maniera positiva. Bella Insomma, serata anche con la Tania, bella serata molto anche con la bella. scrittrice Tania Bocchino, veramente, una ragazza di Torino con la quale abbiamo affrontato diversi temi come la disabilità e la sessualità, la vita indipendente, i limiti causati da un disagio motorio, la socialità delle persone disabili. Quindi, insomma, ecco, credo un modo di fare cultura un po' particolare, forse. Oggi si presenta un libro. Sì. Oggi si presenta il libro di Angela Gambirasio. Angela Gambirasio è un'autrice disabile che ci presenterà il suo primo romanzo che è Mi girano le ruote. Posso Che, mostrare esattamente. Sì, più che un romanzo è credo la sua autobiografia. Ecco, io lo interpreto come un vademecum per i normodotati nel rapportarsi con i disabili, perché al giorno d'oggi i normodotati fanno ancora fatica a rapportarsi con le persone disabili, non sanno mai che domande fare, non sanno mai cosa dire, dicono le cose più stupide. E quindi, insomma, ecco, Angela è un'autrice veramente superlativa, io credo, e col suo modo ironico ci racconterà in chiave tragicomica la situazione del disabile che si rapporta in società. i prossimi appuntamenti, assessore. I prossimi appuntamenti, guarda, ti dico subito il 29 novembre abbiamo un concerto nella chiesa di San Bartolomeo con gli antichi organi del Polesine, un'iniziativa dalla provincia e dove diversi comuni hanno aderito e fra i quali anche Portoviro. Siamo giunti alla chiusura di questo tour de force che si chiama Fiera del Libro, la 15ª edizione. Come ho già ricordato più volte, quest'anno dedicata alla lettura femminile, e possiamo dire veramente che in questi 10 giorni le protagoniste sono state il Premio Nazionale Letterario Città di Portoviro, l'Onore di Poetico, e poi abbiamo avuto. Sono Sarto Laura, sono presidente del Comitato Biblioteca e volevo ringraziare in realtà te, Maria Laura, per l'opportunità che ci hai dato a tutti i membri del Comitato Biblioteca e per la possibilità di averti appunto sempre vicino, vicino a noi. Volevo ringraziare anche voi perché comunque ci siete stati, sono stati 10 giorni veramente intensi, lunghi, molto lunghi. Persona giusta, ma sei la persona giusta perché hai la coraggio giusta per affrontare una personalità di questo tipo come quella di Angela, perché non è una personalità da poco. E quindi tutti piangono, no, la nuova.
fascio che ha le disposizioni per quello funerale, cioè birra, alcolici. Anch'io vorrei essere non messa in una bara ma sotto spirito. Poi se vedete che il livello dell'alcol si abbassa, voi rabboccate nel caso, che non si sa mai. Sulla mia tomba voglio che siano, sono ancora indecisa, nel senso che non so se, siccome io faccio la pendolare e uso il treno tutti i giorni, e io e il Treno Nord abbiamo dei contenziosi aperti molto facinorosi, sulla mia tomba penso che scriverò: non è stata la malattia a ucciderla, è stata Treno Nord. Potrebbe essere una cosa utile. Oppure, visto che quando dicono che sei psicologa, tutti ti devono raccontare la loro vita, possibilmente gratis, sulla tomba sottoscriverei: in vita prendevo 50 euro all'ora. Non è che adesso che sono morta ne devo